La concentrazione massima è qualificazione mondiale, poi saremo ovviamente chiari per il futuro di tutti. Prandelli è stato chiaro, prima la qualificazione ai mondiali brasiliani e poi comunicherà la sua scelta per il futuro. Sono bastate queste poche parole però a scatenare il Toto CT per il biennio post-mondiale e magari oltre. Subito interrogato sulla questione, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha praticamente proposto la propria candidatura. Il tecnico rossonero infatti non ha fatto mistero di puntare alla panchina azzurra anche se non sa quando. Magari fra 5 o 10 anni, dice lui, ma forse l'occasione arriverà prima di quanto pensi. Il problema pare essere che il CT dell'Italia guadagna poco rispetto ai parametri di mercato attuali, appena 1.200.000 euro, e deve essere gradito all'interno degli ambienti federali, oltre a perseguire una politica di rinnovamento della rosa senza allo stesso tempo fallire gli obiettivi tradizionali della nostra rappresentativa. E allora ecco l'identikit giusto, Alberto Zaccheroni, morigerato CT del Giappone. In questi anni nel Sollevante si è rilanciato vincendo la Coppa d'Asia e qualificando i nipponici al Mondiale brasiliano, dopo le ultime esperienze poco positive nel nostro campionato. Non chiede troppo, non è in viso a chi di dovere e soprattutto ha molta esperienza. Con meno possibilità, ma un pedigree vincente, ci sono anche Luciano Spalletti, ancora ibernato nel frigo Zenit di San Pietroburgo, Roberto Mancini, attualmente in naftalina dopo aver ridato un titolo di Premier League al Manchester City, e Antonio Conte, il due volte campione d'Italia con la Juventus e stella nascente del panorama tecnico italiano. La rosa è ampia e piena di talento, ma magari Prandelli sorprenderà tutti, in primis se stesso, e accetterà la proposta di rinnovo della federazione, sperando che sia di buon auspicio per la spedizione in Brasile.